IGEP 2019, l'appuntamento con i grandi marchi del caffè continua. Ci troviamo allo stand del Caffè Toraldo e siamo in compagnia di Marco Simonetti, che invitiamo a salutare. Bentornato Marco. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E con Stefania Simonetti, che è la responsabile del CAT, dell'assistenza tecnica e dello sviluppo per la T-Corporation licenziataria delle macchine realizzate proprio per Caffè Toraldo. Iniziamo da te Marco, quali le novità in 2 minuti? Allora, le novità quest'anno sono diverse. Abbiamo parliamo della Caffè Bar, presentiamo in fiera la miscela Origini, che è una miscela che riporta le origini della Caffè Toraldo, appunto, dove praticamente abbiamo ripreso il logo storico dell'azienda e ripercorso tutti gli anni, 50 anni della nostra azienda, riprendendo le migliori origini che abbiamo utilizzato negli anni e le abbiamo incluse tutte in questo blend che è veramente fantastico, che sta riscuotendo veramente un successo e ci fa piacere. 90% arabica, una miscela molto dolce, dal retrogusto molto aromatico, persistente, ovviamente mantenendo sempre quelle che sono quella che è la tradizione napoletana della tostatura, della stagionatura. Quindi abbiamo praticamente mixato la tradizione con l'innovazione sul trattamento di queste miscele, di queste origini. In più abbiamo creato una linea di monorigini, appunto. In fiera abbiamo portato Santos, quindi Brasile, Guatemala ed Etiopia, per completare la gamma ed offrire quindi al bar, alla clientela, una selezione, una linea completa da offrire poi al banco e ai clienti. Abbiamo però anche alle nostre spalle tutte le nuove cialde, il monoprodotto, il porzionato. Esatto. Abbiamo presentato le linee cialde col nuovo packaging, col nuovo vestito, la miscela arabica, la miscela classica, la miscela decaffeinato, che ci accompagnano da anni. Abbiamo quindi innovato quelle che sono appunto i packaging. In più presentiamo in fiera tutte le miscele dolce gusto caffè, compatibili dolce gusto caffè e tutti solubili aromatizzati. Abbiamo una linea veramente vasta che presentiamo in fiera proprio per dolce gusto e completiamo poi con l'Anespresso, in cui abbiamo fatto anche 4 varietà di appunto aromatizzati che è possibile insomma trovare sul nostro sito e poi ordinarle, speriamo intanto. Marco, alla nostra destra c'è anche Stefania, che è la responsabile dell'assistenza tecnica, dicevamo. Sì, buongiorno a tutti. Benvenuta sugli schermi di Oreca TV. Perché sei qui? Per spiegare evidentemente delle innovazioni tecnologiche apportate alle vostre macchine. Esatto, buongiorno a tutti di nuovo. Noi diciamo da qualche anno abbiamo studiato una macchina che permette ai nostri clienti una migliore estrazione. Negli ultimi anni soprattutto abbiamo sviluppato una miglioria sulla termica, che ci permette quindi di avere un'estrazione migliore del caffè, ma soprattutto abbiamo capito come fosse importante proprio garantire al cliente finale l'assistenza tecnica 24 ore su 24 o comunque diciamo per la maggior parte dei giorni, proprio perché un qualsiasi problema deve essere risolto immediatamente. Abbiamo sviluppato la macchina a leva appunto nostra, che si chiama Lena Professional, a 2, 3, 4 gruppi e niente, negli ultimi anni sta avendo molto successo anche grazie alla digitalizzazione sempre più presente. Ecco, non è poco tutto sommato. No, anzi, è un bel traguardo per noi dopo il caffè. Tanti sforzi in termini di studio ed elaborazione di quello che è poi il processo di estrazione attraverso le macchine. Stefania, grazie. Grazie mille a voi, buona giornata. Marco, parliamo 30 secondi di questo nuovo stand che è, come al solito, bellissimo, ma diverso da quello presentato negli ultimi anni? Esatto, quest'anno
abbiamo dato spazio, parecchio spazio al verde, alla natura, proprio perché abbiamo presentato questa, appunto, questa nuova linea origini, cui crediamo tanto, dovevamo avvicinarci alla terra, quindi la terra dove il caffè nasce, e abbiamo creato questa cosa, questo spazio dove è più un salotto dove ricevere tutti i nostri clienti vecchi e nuovi che ci verranno a trovare, e sarà ed è stato insomma una fiera è sempre stata e sarà sempre una fiera molto importante per noi, il SIGE, in cui riusciamo sempre ad esprimere, diciamo, il meglio di quello che facciamo. E lo si esprime anche attraverso la DJ a cui avete commissionato la musica di sottofondo. Io mi sono allietato nel corso di questa intervista con un brano di Michael Jackson, Bambino, del 1965, che continua a esserci. Grazie Marco, noi continuiamo. Grazie a voi. Grazie Stefania. Arrivederci. Amici, non andate via, perché continuiamo per presentare tutte le altre novità presenti qui al SIGEP 2019.